salve rispetto agli Nautivi, siamo con l'Inter Castellucci, un altro pareggio quello per la Neapoli Frattese in casa, 3-3 contro il Campobasso, una gara che si stava perdendo 3-1 e poi c'è stata una rimonta eccezionale. E da dove ha preso la forza questa squadra per riuscire a fare il 3-3 in breve tempo e poi la si poteva anche vincere? Io dico sempre ai nostri calciatori che nei momenti in cui ci sono delle difficoltà c'è solo un modo per poterne uscire, il gioco. Se ci si aggrappa al gioco, allora si può uscire dalle situazioni anche difficili. Mentre nel primo tempo, dove forse neanche i giocatori stessi si sono riconosciuti in quello che noi stavamo facendo, soprattutto anche il sottoscritto, invece nel secondo tempo è stata tutta un'altra storia. La squadra ha cominciato a giocare per come sa, per quello che sa fare. Siamo al di sotto, è vero, di 2 gol, su 3-1, però abbiamo rimesso il palla a terra e direi da quel momento in poi siamo stati pericolosissimi. Abbiamo anche, dopo il 3-3, rischiato di perdere, però alla fine potevamo anche vincere. Esatto, lei ha riassunto bene la chiave della partita. Quando la Frattese ha giocato palla a terra è stata pericolosa. Prima purtroppo non ci si è riusciti e quindi si rischiava di perdere amaramente questa partita. Cosa manca alla Frattese per fare in modo che il gioco, visto nella seconda metà parte del secondo tempo, possa vedersi sempre? Cosa serve per far tirare fuori il carattere, la grinta e anche il gioco a questa squadra, mister? Ma io credo che la squadra lo stia per assimilare. Sì, però bisogna trovarsi sempre in difficoltà per dare il massimo. È vero, dici benissimo, nelle difficoltà riusciamo a trovare il meglio di noi stessi. Bisogna abituarsi anche a questo campionato, che è un campionato davvero diverso, difficile, tecnicamente un bel campionato, sono 40 partite, bisogna avere anche più autostima, credere nelle proprie possibilità e in tutto quello che si fa durante la settimana. La prossima a Pagani, pronostico? Credo che le partite si giocano sempre per fare dei risultati positivi, non si gioca mai a perdere, ma per portare a casa sempre un risultato utile, che potrebbe essere il pareggio o la vittoria. Il modulo sarà lo stesso? O pensa di avanzare tra Moxedano o far partire Pellecchia dall'inizio? Beh, adesso questo, intanto domani dobbiamo vedere come la squadra sta fisicamente e poi andiamo a decidere con calma quello che dobbiamo fare. Grazie mille, mister. Arrivederci. Salutiamo ovviamente i nostri web spettatori e ci vediamo a seguirci su napolinor.it. Salve a tutti di Nano TV, siamo con Raffaele Moxedano, un pareggio, quello della Neapolis Frattese, alla fine si poteva anche vincere la partita. Quella di Raffaele è stata una partita giocata bene fin dal primo tempo, quando i ritmi erano bassi, e poi nel secondo tempo si sono alzati un po' i ritmi, ottimo l'assist per Polverino. Come giudichi la tua prestazione? Una buona prestazione, sicuramente noi, come tutta la squadra, posso fare molto di più. In questo periodo ci riesce davvero poco, perché comunque nessuno si sta esprimendo ai suoi livelli. Purtroppo ci dispiace, comunque questa partita l'abbiamo fatta sempre a rincorrere, quindi lo sai che non è mai facile rincorrere il risultato. Però alla fine è andata bene, perché comunque abbiamo reagito, abbiamo trovato il pareggio, sperando che sia di buon auspicio per la partita di mercoledì. Sul 3-1 la squadra sembrava persa, poi ho trovato le energie per riuscire a rimontare, quindi denota questo un potenziale offensivo e anche di squadra che c'è. Cosa manca per tirarlo fuori? Forse io lo dissi già tempo fa, forse manca un po' più di cattiveria all'inizio, perché comunque se affrontiamo le partite all'inizio come le affrontiamo gli ultimi minuti di gara, sicuramente le partite prenderebbero tutta un'altra vita. Alla fine io penso che sia questo il motivo che ci va. Raffè, mancano i tuoi gol, quando arriveranno? In maniera decisiva. I miei gol, io comunque sono un centrocampista, non è che nell'anno io riesco sempre, negli anni sono sempre riuscito a fare sotto almeno i 10 gol, a volte sono toccato 16, ma quando giocavo un po' più avanzato. Alla fine io credo che i gol arriveranno, perché... Arriveranno quando inizierai a giocare un po' più avanzato? No, arriveranno quando io giocherò nel mio ruolo, che è quello di esterno sinistro, ma magari quando la squadra inizierà a girare, tutti inizieranno già a fare quello che comunque sappiamo fare, e comunque inizierò a fare pure io. Beh, grazie Raffaele, salutiamo i nostri spettatori.